in quale funzione sono incaricato di questo, se non per una risalente centenaria frequentazione dell'avvocato Boldino come lavoratori del diritto per lunghissimi anni. Confesso che ricordi non ne farei, perché i ricordi sono piuttosto personali, appartengono a chi li ha, a chi si è riformati, a chi, quindi sono opinabili, sono imprecisi. E poi comunque non sono oggetto di questa festa, che ha invece ad oggetto una premiazione, così diceva l'avvocato Veggi. La premiazione da parte del foro, dell'intero foro, ad un proprio compartecipe che ne ha illustrato le funzioni, mirabilmente illustrate le funzioni. E in questo anche qui non ho granché da dire, non ho la competenza, l'istruttoria è stata fatta dal Consiglio dell'Ordine, hanno deciso che Golino è meritevole e quindi io non mi permetto nulla sul punto. Mi riduco quindi a dire una parola buona, perché non ci sia qualche exceptio veritatis che possa andare a tormentare il medagliamento dell'avvocato Golino. L'exceptio veritatis consiste in questo: verità storiche, serenamente socratiche, corrispondenti all'oggetto che hanno rappresentato. Conosco Golino da avversario strenuo, essendo provenienti da due indirizzi cultural-professionali diversi. Erano due studi che erano in antitesi per diverse ideologie personali dei nostri maestri, illustri avvocati entrambi, veramente illustri avvocati, che ormai sono fuori della vostra conoscenza, perché mi rivolgo ai giovani, perché i vecchi ormai... I vecchi sono boomers, ok boomers, cioè, ma sì, poveretto, taci, passiamo sopra. Ma corro subito a dire che da avversari ci siamo associati e abbiamo la primazia dell'associazionismo professionale nell'avvocatura in questo ordine. Fino ad allora di associazioni professionali non esistevano, e tanto più, come già accennato, di provenienze non opposte, ma con maestri che non è che avessero idee e culture del tutto coincidenti. Il lavoro è stato un lavoro indefesso, veramente indefesso. Come tutti gli altri colleghi, peraltro, si sono affrontate cose grosse, tutte le riforme del 1972, le deleghe alle regioni, i nuovi tribunali amministrativi, nuove commissioni tributarie, profili tributari del tutto nuovi, divorzio, separazioni sconvolte nei principi. Perché? Perché questi boomers, tra i quali ci sono anch'io, anche se mi sono iscritto un po' più tardivamente all'ordine, all'avvocatura, questi boomers sono la prima generazione dell'avvocatura alessandrina che ha radici puramente repubblicane. E non lo dico politicamente, lo dico socraticamente.
radici nella costituzione di una repubblica che arrivava dopo 20 anni di non repubblica, e quindi nel vantaggio assoluto di non aver mai dovuto essere costretto a rinunciare ad autonomie, autonomie ideologiche, ideali, che avevano comportato forzature di divise, di educazioni, di istruzioni, eccetera, eccetera. Era prima, era prima. Ricordatevi, i giovani lo sappiano, è storia, perché è importante, perché determina lo stacco di questi boomers dalla generazione immediatamente di avvocati immediatamente precedente, che invece aveva dovuto sopportare un ventennio. E è inutile le ofelimità, sono diverse, le hanno trovate subito, è che erano pochissimi, eravamo pochissimi, pochissimi, credo che siamo tutti qua. Come primo impatto dell'avvocatura nell'ordinamento costituzionale, al punto concreto che le sentenze di Corte Costituzionale fino agli anni 60, 68, 70 erano dei volumetti così, repertori. Perché? Perché l'applicazione è stata abbastanza lenta, l'analisi e il filtro costituzionale ha dovuto avere tempo di attuazione, senza nessun o diverso avviamento, smentendo quella polemica assolutamente erronea, inutile e fastidiosa che ancora dura oggi, per cui all'avvocatura italiana si arriva solo se ci sono le famiglie addirittura ricche di avvocatura precedente, eccetera, eccetera. Non ci si può soffermare su questo. Devo anche arrivare in fretta alla fine. E la fine è semplice, la mia parola buona è che, Tino, sei arrivato. Ci sei arrivato. Sei arrivato alla medaglia, ai 50 anni di toga, che sono stilizzati nel gesto del Presidente del Consiglio dell'Ordine, ne abbiamo visti tanti, a decine, ora tocca a noi, a me un altro anno, e siamo sereni e felici di quello che abbiamo fatto. Questa è un'osservazione serena come i principi socratici, che senza andare a perderci nei ricordi, che ripeto sono troppo personali e probabilmente interessano abbastanza poco agli altri. Grazie di tutto quello che hai rappresentato, grazie di essermi stato vicino per questi lunghi anni, vicinissimo, non vicino, abbiamo vissuto insieme più noi due che non con le nostre rispettive mogli, e quindi buon Natale. Perché mai nel più remoto cassetto della mia memoria avrei immaginato da segretario di premiare il mio maestro. Se dovessi fare un intervento dovrei parlare di me. E questo non lo farei mai, non lo faccio assolutamente. Ringrazio tutti coloro che mi hanno manifestato con la loro presenza e il loro affetto, e vi assicuro che non avrei mai pensato di arrivare a questo traguardo. Grazie. Grazie.